Siamo con Luigi Malini e Donatella Mascia di Progetto Magenta. Vogliamo capire le vostre riflessioni sulla riapertura del doppio senso di Via San Martino a Magenta. Ma intanto devo dire che Progetto Magenta è a favore e non contro. In questa ottica la riapertura del primo tratto di Via San Martino va a favore dei cittadini che utilizzano questo spazio per raggiungere strutture importanti come la scuola elementare, la scuola materna, il mercato, senza essere costretti poi a fare tutto un lungo giro tortuoso e difficoltoso per le altre vie di Magenta. Utilizzare questi 25 metri di città vuol dire evitare di ripercorrere in alternativa la via Roma o la via che esce in via poi strada per Rubecco, dove il traffico è sicuramente pericoloso, dove c'è tanta gente, dove c'è un consumo di tempo e di carburante a danno anche dell'inquinamento, e anche questa è una cosa importante. Certo che il pezzo di via San Martino non è l'unico obiettivo di Progetto Magenta, il problema del traffico e dei parcheggi è uno dei punti di forza di questo periodo di Progetto Magenta. Utilizzeremo questo pensiero anche per future iniziative. Grazie.